Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi si ritorna indietro nel tempo, fino al 2016, a recuperare una bevanda davvero strepitosa, a completare il set, la trilogia delle Mutant in bottiglia. Ragazzi, ho qui per voi qualcosa di strepitoso. Stiamo parlando della Mutant Super Soda Zero Sugar, ragazzi. Questa qui è davvero strepitosa. White Lightning è davvero tanta tanta roba. Sono curioso di assaggiarla perché, ragazzi, questa mi ispira tanto. Ha un design davvero sensazionale. Adesso la guarderemo con calma. Mi raccomando, non esitate ora a commentare, a lasciare un like e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Questi contenuti sono veramente unici, quindi non potete assolutamente perdervi. Questo, ragazzi, è il set delle Mutant pieno, è davvero tanta tanta roba. Ho deciso di immortalarle prima di svuotare praticamente tutto, però ragazzi, sono sensazionali. Questo trio, questo set lo cercavo non so da quanto tempo. Ragazzi, ecco la nostra bottiglietta di Monster Mutant. Per chi non lo sa, le Mutant esistono anche in lattina, le ho già recensite, mi raccomando, andate a vedere i video se ve li siete persi. Questa qui, ragazzi, è davvero strepitosa, mi piace un sacco. Come sempre, tutte quante le Mutant hanno praticamente questa forma, la bottiglia è tutta affusolata, tutta contorta e gli dà, diciamo, un carattere più aggressivo. Mi piace questa qui, ragazzi, perché ha l'etichetta nera e la scritta Mutant praticamente leggermente olografica, ok? È di un grigio tendente al nero, un po' metallizzato e mi piace, così come il logo Monster contornato di bianco. Ma ciò che preferisco sono questi motivi che ricordano dei fulmini o comunque delle saette che contraddistinguono e rendono unica questa Mutant. Diciamo che le altre non hanno tutte queste illustrazioni o comunque questi motivi. Super Soda White Lightning Zero Sugar, davvero strepitosa. Questa la prediligo tra tutte proprio per il suo design davvero accattivante. Sul retro abbiamo la tabella dei valori nutrizionali e questa qui, ragazzi, è veramente molto bella. Qui abbiamo il quadro della descrizione, però a stento si vede. Praticamente c'è poco contrasto tra i caratteri e il fondo, comunque dall'etichetta. Quello che possiamo scorgere però è il motto Refreshment Energizer e il sito drinkmutant.com, perché per chi non lo sa, ragazzi, le Mutant, a differenza di Monster Energy, hanno un sito a parte ad esse dedicato. Comunque lo avevano nel 2016. Ormai le Mutant, per chi lo sa, sono fuori produzione definitivamente, quindi non esistono più in commercio. Ragazzi, non sarebbe una follia se non aprissimo questa Mutant. Ragazzi, è veramente tanta tanta roba. Diciamo che è qualcosa di super super curioso perché tutte le volte ci si aspetta sempre qualcosa di nuovo. Tra l'altro il tappo della Mutant è in rilievo, possiede il logo Monster ed è davvero strepitoso. Non perdiamoci in altre chiacchiere e che dire, colore biancastro ricorda molto la Monster Ultra White, chissà, magari hanno lo stesso identico sapore, non si sa mai. Ragazzi, siamo pronti per recensire la nostra Monster Super Soda, davvero strepitosa, la White Lightning, proviamola. Partiamo col presupposto che la bevanda è collassata, ok? Quindi gli agrumi che la compongono sono andati un po' a farsi benedire. Però neanche più di tanto, ok? A parte una nota leggermente pungente che possiamo attribuire alla stessa bevanda, devo dire una cosa, ok? Mi rivolgo a chi non è avvezzo al mondo Monster e che magari ha provato solamente poche bevande. Ebbene, questa Mutant somiglia molto alla Monster Ultra White. Questa non potete non conoscerla. Ora mi rivolgo a chi magari ha avuto a che fare con più bevande Monster, magari ne ha provate tante anche in passato. Con molta probabilità, ragazzi, chi di voi ha già assaggiato la Monster Sub Zero appartenente alla categoria Hydro in lattina,
così come alla medesima categoria appartiene anche la Zero Sugar delle Hydro, ebbene dovete sapere che queste due bevande già fra di loro hanno lo stesso sapore. E possiamo dire e sostenere con certezza che pure la Mutant White Lightning è una di queste, quindi un'altra bevanda, sempre che sa di agrumi, identica praticamente a quelle già enunciate. Di conseguenza diciamo che a volte ritroviamo nelle bevande una sorta di cliché. Per molti può essere deludente, ok, perché è una bevanda classica e quindi si tratta semplicemente di riassaggiarla. Però guardiamo tutto da un lato positivo, ovvero che comunque queste bevande alla fine ci permettono di capire come sono, anche se avevamo magari delle aspettative altissime. Di certo non possiamo deluderci, ma dobbiamo essere fieri comunque di aver assaggiato un qualcosa che è storico e datato. Abbiamo una conferma perlomeno del suo sapore. Quindi se si va a rifare con qualcosa che già di odierno noi conosciamo, diciamo che è solo un bene. Possiamo definire più che altro degli antenati, dei predecessori delle bevande che già conoscevamo. Quindi è probabile che Monster di questo tipo nel tempo si siano evolute in delle ultra e quindi diventate qualcosa di nuovo. Quindi che dire ragazzi, davvero niente male, mi piace. Se devo valutarla in sé per sé, tenendo conto che comunque sarà stata la prima a venire alla luce come Monster alla Grumi, diciamo che di fatto la Mutant, per chi non lo sa, prende il nome dal fatto che sia un ibrido tra una bevanda energetica, perché seppur non contiene taurina, possiede caffeina. Quindi è un po' un ibrido, che è tra un integratore dissetante, rinfrescante, come può essere la Powerade, la Gatorade, più una energy drink, in questo caso Monster, diventa qualcosa di unico. E se devo valutarla, ragazzi, vi do un bel 8,5. Detto questo, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi in collezione avete delle Mutant, e mi raccomando, se vi è piaciuto il video, non esitate a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io concludo qui, e noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!